In studio Giada Giaquinta. Ancora buon pomeriggio, bentrovati a MTG. Quella di oggi è una data storica perché da oggi il territorio ibleo è collegato alla rete autostradale dell'isola. Inaugurato infatti questa mattina lo svincolo sulla Ispica Pozzallo della Siracusa Gela. A tagliare il nastro il presidente della regione, l'assessore regionale Falcone. Sul posto Viviana Sammito. Siamo in territorio di Siracusa, siamo a Rosolini, nell'ultimo tratto di autostrada che conduce a Ispica. C'è una fila di auto pronte a raggiungere il nuovo svincolo che porta fino ad Ispica per questa data storica, l'inaugurazione dei primi 10 km di autostrada nel territorio ibleo. Non c'era mai stato un collegamento tra il territorio ibleo e il resto dell'isola a livello autostradale. Oggi finalmente questa data storica. Il corteo di auto ha percorso i lotti 6 e 7 da Rosolini a Ispica e Pozzallo con in testa l'auto del presidente della regione siciliana Nello Musumeci, accolto al casello finale dalle proteste di un gruppo di ambientalisti con cartelloni e slogan sulla salvaguardia degli alberi, gridando Musumeci dimettiti. E Musa, aspetta Musa, stai arrivando, ti capo riesci. Lui li ha invitati al comune di Ispica per un confronto, ma questo se lo sono detti a telecamere spente attraverso i portavoce del presidente. Alla cerimonia di inaugurazione, inevitabilmente accompagnata dalle polemiche per i gravi e lunghi ritardi nella realizzazione e consegna alla comunità di soli 10 km di autostrada in più di 40 anni, erano presenti le maestranze, il CAS, la COSED, l'impresa che ha permesso di aprire i cantieri, il cui amministratore Andrea Vecchio, 82 anni a settembre, ha tenuto a ringraziare i suoi dipendenti che con sacrifici e turni martellanti hanno garantito l'opera, nonostante gli ostacoli nella prima fase dei lavori, la regione e poi tutta la comunità ragusana, invitando a guidare con prudenza. Un territorio, quello di Ragusa, al quale Andrea Vecchio, catanese, parlamentare nazionale nella 17ª legislatura, è legato particolarmente. Su questo territorio c'è ancora tanto da fare. Modica è il Gol 2022. È un impegno che chiediamo all'impresa, è un impegno che chiediamo alle maestranze, ai tecnici, alle decine di tecnici che hanno dato tanto, hanno dato il cuore su questo primo tratto e siamo convinti che daranno e faranno tanto altro per il secondo tratto. Assessore, in Sicilia purtroppo si fa pure tardi a inaugurare queste infrastrutture. Quali sono gli ostacoli che sono stati insormontabili all'inizio di questa opera? Guardi, l'opera sostanzialmente è completa da 3 mesi. Abbiamo però per la prima volta voluto formalizzare, giustamente il Ministero ci ha chiesto in maniera severa ma altrettanto generosa di dover mettere a posto le carte. Abbiamo fatto oltre 80 collaudi statici, oltre 100 collaudi tecnico-amministrativi e finalmente questo tratto autostradale è in regola anche sotto un profilo statico, tecnico e amministrativo, cioè in regola quando invece prima venivano aperte le autostrade o le strade senza il benché minimo collaudo. Sono stati veramente anni intensi e impegnativi, non sono mancati gli ostacoli, vediamoci intanto questo momento in attesa di nuove inaugurazioni. Siamo riusciti a dare una forte accelerazione negli ultimi 3 anni, ci siamo impegnati in tutti i sensi, l'assessore Falcone è stato una sorta di Cirneco dietro ogni intralcio burocratico, abbiamo seguito con grande apprensione perché questa arteria è quella che ci fa guardare lontano, ci fa guardare a Gela. E come dicevamo non sono mancate le polemiche, si è trattato di un iter lungo e travagliato. Ripercorriamo insieme in questo servizio le tappe. La Siracusa Gela ha 2 corsie autostradali di quasi 10 km che da oggi attraversano i territori di Noto, Rosolini e Ispica, passando per il viadotto Scardina. Nessun governo fino ad ora era riuscito a inaugurare un solo chilometro di autostrada nel territorio ibleo. Già negli anni 60 si cominciò a immaginare un proseguimento autostradale che strategicamente attraversasse tutta la Sicilia orientale dopo la Messina-Catania. Un'autostrada battezzata del sud-est coinvolta da stop e ripartenze, proteste,
proteste dei dipendenti delle imprese e anche subappaltatrici che non avevano alcuna certezza sul futuro lavorativo. Dal 2017 fino a qualche anno fa si sono susseguite proteste anche sit-in delle maestranze nei cantieri fermi e con i mezzi bloccati. Nel frattempo è cambiata la governance del Consorzio Autostradale Siciliano. Che insieme con la Regione Siciliana, in particolar modo con Marco Falcone, assessore regionale alle infrastrutture, ha trovato in un binario morto uno dei cantieri più grandi del sud Italia, che ha visto impiegati circa 400 professionisti. I lavori per la realizzazione erano iniziati nel 2014 e dovevano essere consegnati nel 2019, ma sono rimasti bloccati per alcuni problemi finanziari legati ad una delle società appartenenti al raggruppamento di imprese che si era aggiudicato l'appalto, rischiando così di restituire ancora al territorio un'altra incompiuta. Subito dopo l'insediamento, nel marzo del 2019, è stata riattivata l'opera, monitorata costantemente e potenziato gli uffici di direzione e lavori con direttori e ispettori. Alla luce di questa inaugurazione assume ancora più importanza l'impegno di Autostrade Siciliane nella riqualificazione della tratta Noto Rosolini, finanziata dalla Regione Siciliana con un importo di 14 milioni di euro, mentre 60 milioni di euro sono stati finanziati da Roma al CAS. L'accordo è stato raggiunto dall'assessore regionale Falcone durante un vertice che si è tenuto al Ministero delle Infrastrutture lo scorso maggio. La tratta autostradale Siracusa-Gela si snoda lungo la A18 e porta gli originari 9,5 km in esercizio alla data di stipula della convenzione verso gli attuali 41,5 km. Il tratto fino a Rosolini segue il progetto approvato dal Ministero del Lavoro pubblici nel 2003. I tratti successivi hanno invece subito delle modifiche nel tracciato per salvare le aree archeologiche di interesse naturalistico. Entro la fine del 2022 si completeranno anche i lavori che porteranno all'attraversamento di un'autostrada già in fase avanzata di costruzione che sfocerà fino a Modica, ha chiarito la governance di Autostrade Siciliane. Inoltre siamo in fase di attivazione della progettazione esecutiva e definitiva per un valore di circa 30 milioni dei 25 km dei lotti 9, 10 e 11, che consentiranno anche attraverso viadotti e gallerie di raggiungere Marina di Ragusa passando da Scicli. Coronavirus, la Sicilia pronta a un'eventuale quarta ondata, lo assicura l'assessore regionale Ruggero Razza, che non esclude possibili restrizioni per alcuni territori. Sentiamo. Non esclude nuove ordinanze più restrittive, ma solo per alcuni territori, l'assessore regionale alla salute Ruggero Razza, che, come anticipa ai nostri microfoni, sta valutando insieme al presidente Musumeci una serie di dati e la situazione in generale, considerando anche che la variante Delta finora ha visto un indice di ospedalizzazione controllabile, ma il timore è che da fine agosto il numero dei ricoverati possa aumentare fino addirittura a triplicare. Ecco perché serve un piano per affrontare le eventuali difficoltà, e la prima cosa da fare è sicuramente potenziare la rete ospedaliera, attivando i reparti e i posti letto. La settimana scorsa si è registrato in Sicilia un notevole incremento di nuovi casi, di ricoveri e di vittime. Infatti, nella settimana appena conclusa si sono registrati 14 nuovi ingressi in terapia intensiva. Il numero dei guariti è cresciuto di 1.124 unità e la percentuale dei guariti sul totale positivi è pari al 92,9%. I ricoverati complessivamente rappresentano il 2,9% degli attuali positivi. Stiamo molto lavorando, il Comitato Tecnico Scientifico ci sta presentando le sue analisi, le sue proposte. Il Presidente della Regione è attento a seguire, tra le tante emergenze, ovviamente quella pandemica. Abbiamo un impatto di ospedalizzazione ancora sostenibile, dobbiamo immaginare che nei prossimi giorni e nelle prossime settimane questa curva tenda a crescere, quindi adottare delle decisioni che possano essere compatibili con la fase che stiamo vivendo, che è comunque una fase nella quale in molte province la campagna vaccinale prosegue a pieno ritmo. Si sta pensando a nuove ordinanze? Ma vediamo, una delle possibilità è che nelle prossime giornate possa esserci un ulteriore provvedimento. Dobbiamo prima completare la fase dell'analisi e valutare se in Sicilia è il caso, in questo momento particolare, di adottare in alcune zone soltanto dei provvedimenti di maggiore contenimento. Ecco, avete sentito le dichiarazioni dell'assessore Razza. Adesso facciamo il punto sui contagi. Pochi i vaccinati in provincia di Ragusa, i positivi sono 1582.
La Sicilia a rischio zona gialla con numeri che non crescono sul versante vaccinazione e i casi di positività che continuano la loro corsa. In provincia di Ragusa, ad esempio, sono 1582 le persone attualmente positive al Covid, 1525 sono in isolamento, 14 ad Acate, 22 a Chiaramonte Gulfi, 121 a Comiso, 9 a Giarratana, 36 a Ispica, 137 a Modica, 1 a Monterosso Almo, 119 a Pozzallo, a Ragusa 261, a Santa Croce Camerina 153, a Scicli 115, a Vittoria 539. Per quanto riguarda i tamponi, sono 166.644 i tamponi di tipo molecolare, quelli rapidi invece sono 399.810, 31.303 invece i test sierologici. Per quanto riguarda le persone ricoverate, sono 51, in malattie infettive 17, in terapia intensiva 5, in RSA 6, in area grigia a Ragusa 23, in area Covid a Vittoria 5. Non si registrano fortunatamente decessi. Il numero si ferma infatti a 280, mentre 12.871 sono le persone guarite. Per la vaccinazione i numeri non crescono in modo esponenziale, 348.520 le persone vaccinate, in prima dose 195.291, in seconda 153.229. E parliamo ancora di vaccinazioni anti-Covid, ma in particolare per la popolazione scolastica, perché sono state raggiunte alte percentuali, ma puntiamo al 100% per iniziare il nuovo anno in sicurezza. A dirlo il presidente regionale dell'Associazione Nazionale Presidi, il professore Maurizio Franzò. Intanto è stata emanata una nuova circolare regionale sul rientro a scuola. Le istituzioni scolastiche concordano sul fatto che il contrasto alla pandemia passa soprattutto attraverso il processo di immunizzazione. Ad oggi si registra che l'81,4% del personale docente e non docente ha già ricevuto almeno una dose del vaccino anti-Covid, così come oltre il 40% degli studenti d'età compresa tra 12 e 19 anni, mentre il 71,7% ha ricevuto un siero con un'unica dose o la seconda dose di altri sieri, così come il 32% degli studenti tra i 12 e 19 anni. Dati soddisfacenti sui risultati raggiunti anche rispetto alle altre regioni d'Italia, ha sottolineato il presidente per la Sicilia dell'Associazione Nazionale Presidi, il professor Maurizio Franzò, ma ciò non è sufficiente. Per noi questo ancora non basta, noi siamo per arrivare al 100% del personale scolastico vaccinato. Se è necessario un provvedimento governativo, ben venga, perché noi riteniamo che l'anno scolastico prossimo deve essere affrontato nella maggiore serenità possibile. Abbiamo evidenziato nella task force regionale che abbiamo chiesto che non si verifichino quei problemi che abbiamo avuto nello scorcio della fine dell'anno scolastico. In particolare mi riferisco alla necessità del differenziamento degli ingressi nelle scuole. Noi vogliamo che i ragazzi facciano un anno scolastico in presenza, che arrivino a scuola tutti allo stesso orario, che sia il più ordinario possibile quest'anno scolastico. Intanto, ieri pomeriggio è stata diffusa dall'Assessorato regionale all'istruzione una circolare elaborata al termine della riunione della task force regionale, finalizzata a formulare preliminari indicazioni operative alle istituzioni scolastiche e formative della regione siciliana sul rientro. L'assessore regionale all'istruzione Roberto La Galla sottolinea come gli attuali dati dell'epidemia impongano il mantenimento di un'adeguata strategia di contenimento del rischio infettivo, tenendo conto di quanto previsto dal piano scuola 2021-2022 del Ministero dell'Istruzione. Riguardo l'utilizzo delle mascherine, il CTS ne raccomanda l'uso di mascherine chirurgiche laddove non possono essere garantite le obbligatorie misure di distanziamento interpersonale, 1 metro tra i banchi e 2 metri dalla cattedra. Al fine poi di poter garantire il massimale svolgimento delle attività didattiche in presenza, sottolineano dall'assessorato regionale, è opportuno che le amministrazioni territoriali verifichino d'intesa con ANCI e con i dirigenti scolastici interessati l'eventuale fabbisogno di spazi aggiuntivi. Per quanto riguarda il completamento dell'immunizzazione del personale scolastico, massima estensione del vaccino anche tra gli studenti. Riguardo all'ottimizzazione invece della rete dei trasporti urbani ed extraurbani, l'attuale accessibilità ai mezzi pubblici è ad oggi consentita fino all'80% della capienza massima, salvo ulteriori esigenze lavorative dei tavoli tecnici istituiti presso le prefetture dell'isola. La cronaca, operazione lockdown dei carabinieri di Vittoria che hanno arrestato 3 pregiudicati coinvolti in un giro di spaccio che permetteva loro un guadagno di oltre 30.000 euro in soli 3 mesi.
È scattata all'alba con il nome convenzionale lockdown ed è stata eseguita da 20 militari della Compagnia di Vittoria l'operazione che ha portato all'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 3 pregiudicati, vertici di un gruppo criminale dedito allo spaccio di cocaina. Le indagini, coordinate dal sostituto procuratore Vadalà e durate 7 mesi, hanno avuto origine dalle richieste di alcuni vittoriesi nella zona vecchia della città che, esasperati, segnalavano un intenso andirivieni di giovani dall'abitazione di un noto soggetto spacciatore. I carabinieri qualche giorno dopo hanno arrestato in flagranza il noto pregiudicato per detenzione illecita al fine della cessione a terzi di cocaina dopo averlo trovato con 13 grammi di cocaina. La situazione non era cambiata, anzi l'andirivieni dall'abitazione del noto pregiudicato era aumentato. Nel corso dell'attività di osservazione sono state riscontrate e documentate plurime cessioni di sostanza stupefacente a giovani acquirenti, anche durante la detenzione domiciliare di quest'ultimo. Grazie alla segnalazione dei cittadini siamo giunti a questo risultato, a dichiararlo il comandante provinciale dei Carabinieri di Ragusa, Gabriele Gainelli. Questa è un'operazione che vede un doppio successo, perché è il successo di chi ha investigato, ma è soprattutto il successo di aver ottenuto le segnalazioni di cittadini che evidentemente, chiusi in casa, si sono anche riappropriati del loro territorio durante il lockdown e ci hanno segnalato subito dei traffici e dei movimenti che risultavano strani e soprattutto disturbavano la civile convivenza. Un intenso traffico di sostanze stupefacenti con un conteggio giornaliero dei clienti di quasi 20 episodi di spaccio nel corso di un solo pomeriggio. La droga era principalmente cocaina, era anche un volume di traffici notevole perché si è arrivati a documentare fino a 20 cessioni al giorno, a 30.000 euro in pochissimo tempo, dosi vendute financo a 70 euro ciascuna e gli assuntori erano della zona del Vittoriese. Però ha manifestato una massiccia presenza di questa sostanza sul territorio che magari nelle ultime operazioni eravamo abituati a vedere maggiormente hashish e marijuana. E quindi lo segniamo per ora come un grande successo e chissà che non porti ad altri successi nell'immediato futuro. 5 kg di marijuana sono stati trovati dai carabinieri di Giarre nel parco Jungo. I militari erano stati insospettiti da movimenti di spacciatori e hanno controllato la zona trovando la droga accuratamente nascosta nell'intercapedine di un muro in prossimità dei bagni pubblici. La droga è stata analizzata, in corso le attività investigative per risalire ai titolari della sostanza stupefacente. Estorsione, 2 distinte operazioni dei carabinieri tra Pozzallo e Palermo. Lotta all'estorsione in Sicilia con 2 importanti operazioni dei carabinieri che a Pozzallo hanno arrestato in flagranza e condotto in carcere un pregiudicato 30enne pozzallese per tentata estorsione aggravata, minacce, lesioni e danneggiamento nei confronti del titolare di un panificio. L'uomo da mesi estorceva prodotti da forno al titolare del piccolo panificio locale. Modeste quantità di prodotti chieste però con cadenza periodica, quasi quotidiana. La vittima, di fronte all'ennesima prepotenza del delinquente, non ha ceduto e ha denunciato ai carabinieri. La denuncia però ha suscitato l'ira del trentenne che ha prima minacciato e poi aggredito la vittima colpendolo con uno sgabello e poi con un coltello provocandogli lesioni giudicabili guaribili in 15 giorni e punti di sutura. Il criminale ha anche devastato i locali del panificio dandosi poi alla fuga. Raggiunto dai militari dell'arma è stato tradotto presso la casa circondariale di Ragusa e posto a disposizione dell'autorità giudiziaria. Importante operazione dei carabinieri nel palermitano dove 10 componenti di una banda dedita a furti di auto e moto, in particolare Vespe Special, da cui il nome dell'operazione dei carabinieri della compagnia di Misimmeri. Avevano fatto del quartiere Brancaccio la propria base operativa, accertati oltre 20 episodi di furto. I mezzi rubati venivano utilizzati per furti o rapine, alcuni mezzi venivano smontati per rivenderne i pezzi per ricambi e in altri casi la banda chiedeva alle vittime del denaro per restituire il furgone, l'auto o la moto rubata. I 10 palermitani raggiunti da un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP di Termini Imerese sono accusati a vario titolo di associazione a delinquere per commettere furti, rapine, ricettazione, riciclaggio ed estorsione con il metodo del cavallo di ritorno. Una metodologia a cui non bisogna piegarsi ma occorre denunciare, ha sottolineato il comandante del gruppo dei Carabinieri di Palermo, il tenente colonnello Arena. Sottolineo l'importanza che ogni cittadino si rivolga in presenza di richieste di questo tipo con fiducia e tempestività all'arma dei carabinieri per contrastare il fenomeno, recuperare l'area furtiva e per non sottostare a queste vili richieste estorsive.
Finiti in carcere i due indagati, considerati i capi dell'organizzazione, mentre 5 sono stati posti ai domiciliari, e per 3 componenti della banda all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. I risultati coronano un'investigazione che si è protratta per 6 mesi a partire dal febbraio del 2019 e che ha consentito di individuare i promotori dell'organizzazione e gli affiliati, alcuni dei quali all'epoca dei fatti erano anche minorenni. Riproducevano fedelmente un noto marchio di telefonia, ma di fatto sono risultati contraffatti gli oltre 2.000 prodotti sequestrati a Catania dalla Guardia di Finanza per un valore complessivo al dettaglio di circa 50.000 euro. Gli articoli sono stati rinvenuti dai militari all'interno di un negozio che commercializza prodotti per la telefonia. I titolari dell'azienda, 2 imprenditori catanesi, sono stati denunciati. Si approvvigiavano della merce direttamente da fornitori asiatici e per eludere i controlli doganali avevano escogitato artifici come il fatto che gli articoli giungessero sul territorio italiano muniti di anonime patch adesive oppure venivano abilmente occultati all'interno di involucri di produttori. I prodotti, così come accertato dalle fiamme gialle, venivano poi messi in commercio anche attraverso diverse piattaforme virtuali a prezzi notevolmente inferiori rispetto agli standard di mercato. Ci fermiamo adesso per la pubblicità, a tra poco. Bentrovati in studio. Incendi in Sicilia, circa 50 ettari di vegetazione sono andati distrutti dalle fiamme che hanno coinvolto ieri la parte sovrastante della Valle dell'Ippari. Sono state necessarie diverse ore per domare l'incendio che ha distrutto parte della vegetazione sovrastante la Valle dell'Ippari. La Sicilia continua ad essere colpita dai roghi. Le fiamme, ieri, nel primo pomeriggio, hanno invaso la vallata a partire dai terreni sottostanti l'ospedale Guzzardi fino ad arrivare alla villa comunale. Ad intervenire 3 squadre dei vigili del fuoco, 2 Canadair della flotta antincendi nazionale, i volontari della protezione civile e gli uomini della forestale. Circa 50 ettari di vegetazione sono andati a fuoco. Il denso fumo è giunto fino in città, invadendo il territorio ipparino. Fortunatamente le fiamme non hanno lambito le abitazioni, non hanno provocato danni alle case. L'aeroporto di Comiso è rimasto interdetto per qualche ora al traffico aereo per consentire le operazioni di spegnimento. L'intervento dei vigili del fuoco è terminato prima delle 20. Questa mattina i vigili del fuoco sono intervenuti per diversi incendi di sterpaglie che sono stati domati in poche ore a Baia Dorica, all'uscita di Comiso in direzione Santa Croce Camerina. Potenziare le attività di prevenzione e la lotta agli incendi boschivi attraverso il coinvolgimento delle associazioni ambientaliste e sportive. E questo è lo scopo dei protocolli d'intesa siglati tra regioni e associazioni che si occuperanno fino al 15 ottobre di attività di avvistamento, scambio di informazioni, allerta e diffusione della cultura ambientale. L'attività di coordinamento è capo al Corpo Forestale della Regione. Intanto nella serata di ieri sono sbarcati a Palermo 10 moduli operativi dei vigili del fuoco composti da personale qualificato e automezzi attrezzati per lo spegnimento degli incendi boschivi. E le segnalazioni sui social di chiazze scure, in alcuni casi maleodoranti, nello specchio d'acqua antistante Punta Regiglione a Marina di Modica e Pozzallo sono state recepite dalle istituzioni che si sono messe al lavoro. Dal mare di Marina di Modica al mare di Pozzallo arrivano segnalazioni di presenza di chiazze scure e schiuma a mare, in alcuni casi anche maleodorante, a detta di alcuni bagnanti. Le segnalazioni sono state destinate a Facebook, ma sono arrivate subito ai palazzi di città. Il sindaco di Pozzallo, Roberto Ammatuna, allertato dalla nostra redazione, ha preso già alcuni provvedimenti in riferimento al campionamento dell'acqua. Non può essere esclusa, penso, di ipotizzare uno sversamento di qualche nave di passaggio, molto probabilmente, quasi certamente, più tardi mi metterò in contatto con il comandante della Capitaneria di Porto, ci sarà un'indagine da parte della Capitaneria per capire meglio quello che è accaduto. Ma ripeto ancora una volta, non si tratta di sversamento di liquami, i nostri impianti, gli impianti del comune di Pozzallo funzionano perfettamente. Sono previsti dei campionamenti di concerto con la Capitaneria di Porto anche per spedire questi campioni poi all'ARP, eventualmente per capire l'origine di questa schiuma in mare. Sto andando subito in comune per mettermi in contatto con la Capitaneria di Porto e ritengo che nelle prossime ore già noi possiamo avere le idee più chiare e se ci sono dei provvedimenti da prendere noi li prenderemo.
Mentre Pozzallo si sta mobilitando per monitorare la situazione, già questa mattina a partire dalle 12.30 il comune di Modica aveva attivato un'imbarcazione addetta al prelievo e al campionamento dell'acqua per monitorare per un'ora consecutiva lo specchio d'acqua antistante Punta Regilione, dove è avvenuto la maggior parte degli avvistamenti di queste chiazze scure. Così come spiega il sindaco Ignazio Abbate. Allora, guardi, non parliamo di legrame perché... già solo a dirlo è una cosa assurda completamente. Quindi telefonato alla ditta che ci fa i prelievi e ci fa il controllo, già sono in mare sulla barca e stanno aspettando proprio che si formi questa ghiaccia, visto che si vede ogni giorno alla stessa ora, dalle 12.30 alle 1.30. Quindi loro hanno posticipato dalle 12.30 alle 1.30 all'uscita, proprio per andare a prelevare campione di quest'acqua, per essere tutti tranquilli come gli altri anni che le nostre acque sono pulite, anche perché fino all'ultimo esame fatto a metà settimana scorsa le acque sono pulitissime. Potranno coltivare il proprio sogno 10 giovani imprenditori siciliani premiati da Regione Irfis. Presentata qualche mese fa nella sede della Regione a Palermo, ieri l'iniziativa dell'IRFIS per premiare le migliori idee imprenditoriali ha scelto i 10 vincitori, giovani siciliani che vogliono investire in questa terra e che hanno visto nel concorso La tua idea di impresa in Sicilia, bandito alla presidenza della Regione siciliana e dall'IRFIS, un'occasione per scommettere e per scommettersi. Tra le idee vincitrici, un'applicazione che consente un car sharing per il trasporto di persone con invalidità e difficoltà motorie, una piscina che offre attività riabilitative per ogni tipo di disabilità, un nuovo social network che aggreghi gli utenti per affinità di interessi e la creazione di nuovi prodotti biologici attraverso la fermentazione. Ai 10 vincitori è stata consegnata una pergamena, ma soprattutto un finanziamento di 10.000 euro da parte dell'IRFIS. Per concorrere bisognava avere un'età compresa fra i 18 e i 35 anni, essere residenti in Sicilia da almeno 6 mesi ed essere inoccupati o disoccupati al momento della presentazione della domanda. Stimolare la creatività dei giovani e incrementare la cultura dell'autoimprenditorialità, ha detto il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci, sono gli obiettivi per i quali abbiamo immaginato un concorso sul migliore progetto di impresa in Sicilia affidato a giovani neolaureati. La risposta è stata davvero entusiasmante. Ancora una volta, ha aggiunto Giacomo Gargano, che dell'IRFIS è il presidente, il governo regionale ha voluto affidare all'IRFIS una missione importante. I progetti presentati testimoniano la bontà dell'iniziativa e della nostra missione, stimolare le imprese che già sono sul mercato. E parliamo adesso delle celebrazioni estive in onore di Sant'Agata. Tutto pronto per la festa di Sant'Agata d'estate, ossia l'895esimo anniversario della traslazione delle reliquie di Sant'Agata. Giorno 16 e giorno 17 agosto si potranno venerare proprio le reliquie che verranno esposte all'altare maggiore. Giorno 16 la Basilica Cattedrale rimarrà aperta dalle 10 alle 21, mentre giorno 17 dalle 8 alle 13. L'ingresso e l'uscita avverranno secondo le normative anti-Covid vigenti e seguendo le indicazioni dell'autorità di pubblica sicurezza dai cancelli di via Vittorio Emanuele. I fedeli, attraversando la villetta adiacente alla cattedrale, procederanno secondo le indicazioni dei volontari, che provvederanno al controllo della temperatura e inviteranno a indossare la mascherina e a igienizzare le mani. Sant'Agata nei nostri cuori, ha ricordato questa mattina l'arcivescovo di Catania Monsignor Cristina, e poter venerare le reliquie significa comunque omaggiare la santa patrona Agata. Giorno 17 e poi alle 18 proprio Monsignor Cristina, a porte chiuse senza la presenza fisica dei fedeli, parteciperà insieme alla sindaca alle operazioni di apertura del sacello e all'esposizione del busto reliquario della Santa Patrona e presiderà la celebrazione della Santa Messa. Al termine della celebrazione il busto reliquario sarà riposto nel sacello. La celebrazione liturgica, alla quale parteciperà soltanto il sindaco in rappresentanza dell'intera cittadinanza, sarà trasmessa in diretta streaming sui canali Facebook e YouTube dell'Arcidiocesi. Abbiamo la possibilità di poter esprimere il cuore della nostra devozione, l'impegno a guardare alla testimonianza di Agata per comportarci sempre più da buoni cittadini e da autentici devoti. La nostra vicinanza a Sant'Agata è assicurata anzitutto dal nostro desiderio di stare con lei, e poi anche dalla possibilità di poter venerare le reliquie. Presiedendo la celebrazione eucaristica implorerò
in maniera particolare la benedizione del Signore sulla nostra città. Sarebbe stato desiderio di tutti ovviamente vivere le festività di agosto di Sant'Agata nel modo in cui le abbiamo sempre vissute, con la partecipazione dei fedeli. Quello che è accaduto in queste ultime settimane dal punto di vista pandemico ha imposto questa soluzione che comunque ritengo possa conciliare la devozione con la tutela della salute pubblica, che rappresenta un'assoluta priorità e un passo in avanti significativo comunque rispetto all'edizione del febbraio del 2021. Mi auguro ovviamente che nel febbraio del 2022 si possa vivere la festa di Sant'Agata come sempre i catanesi l'hanno vissuta. Vela, oro alle Olimpiadi di Tokyo 2020 per Ruggero Tita e Caterina Banti nella classe mista Nacra 17. Gli azzurri hanno affrontato stamattina la regata decisiva con in tasca già un argento assicurato per i risultati conquistati nei giorni scorsi nelle 12 gare per il ranking. Una vittoria che la provincia di Ragusa sente un po' anche propria, visto che il team italiano si era allenato sotto la guida di Gabriele Gangabruni per 3 mesi nello specchio d'acqua antistante Marina di Ragusa, ospiti del circolo velico di Caucana insieme ad altri team internazionali. Tra cui la formazione inglese che ha vinto l'argento. La scelta era ricaduta su Marina di Ragusa in virtù delle condizioni di fondali, di onde e di vento simili a quelle affrontate a largo di Noshima, sede delle competizioni. E adesso gli eventi dell'estate Iblea al castello di Donna Fugata. Dalle ore 20 Donna Fugata Film Festival 2021, Cine Studio Groucho Marx. Al giardino Ebleo alle 21, appuntamento invece con la musica, con gli allievi della scuola di canto. Termina qui la nostra edizione di MTG. Grazie per averci seguito, buon pomeriggio.